dice qua non si fa niente, cioè qua c'è un grande da fare in giro e cercheremo di farci tutto da solo, così il nord, noi non abbiamo bisogno del nord e il nord non farà. Vabbè, Luciano, non ho capito niente. Comunque, grazie, grazie. Allora, un ascoltatore scrive: ho un negozio e la gente che entra mi chiede perché sto ridendo come un pazzo, visto che sono da solo. Non sanno che sto ascoltando voi, e questa è una piccola risposta all'ascoltatore di prima. Non so se sia nella rotta giusta questo messaggio, quella linea editoriale di cui parlava prima l'ascoltatore. Che dici? Adesso mi chiederò, per qualche giorno mi chiederò continuamente se quello che sto facendo è in linea con... non so con che cosa, però. Vabbè, quando si arrabbiano con me mi piace moltissimo, perché fa parte del eccolo, tornato da noi, Scilipoti, buonasera. Buonasera a lei, buonasera a tutti voi. Come andiamo? Buonasera, onorevole, e benvenuto alla Zanzara. Buonasera. Parenzo. Mi raccomando, mi raccomando. Allora, no, ho detto buonasera, no, onorevole, infatti, e benvenuto. Allora, siccome c'è poco tempo, infatti, cerca di essere. Buonasera, onorevole. Ieri ha esagerato. Ieri buonasera hai esagerato. A lei, buonasera a lei. Allora, buonasera, onorevole Scilipoti. Ancora, basta. Cioè, l'hai detto già più volte, basta. Allora, è vero o no, onorevole Scilipoti? Questa è interessante, anche curiosa, questa cosa. Sì, che Berlusconi. Si sta curando anche con l'agopuntura? La dieta dimagrante di Berlusconi comprende anche l'agopuntura o no? Ma questo non lo so, io è un'indiscrezione che sa lei, io non la sapevo. No, l'ho letta su un'intervista che ha fatto Bocchino a Oggi o Gente, non mi ricordo adesso. È vero o no? Perché là c'è il suo zampino, mi sa. Non lo so, è un'indiscrezione che sto apprendendo da lei. Poi no, ma ci dica questa cosa, l'ha iniziato all'arte dell'agopuntura? No, io non ho iniziato, io ho parlato con il presidente di come ho parlato con tanti altri parlamentari, ci sono molti parlamentari che apprezzano l'integrazione della medicina allopatica, anche la medicina olistica, che comprende anche l'agopuntura. Quante persone ha convinto, signor Scilipoti? Ma quanti ne ho convinto? E che ne so, facciamo nella mia vita. No, nell'ultimo periodo di deputati. Adesso. Della mia professione di medico. No, adesso, in quest'ultimo periodo, da quando sono successi i fattacci del 14 dicembre, da quel momento in poi, quante persone ha convinto? Ma non lo so, in Italia, dico da... No, ma alla Camera. Alla Camera, io credo che un po' di deputati, all'incirca una trentina, si sono ricreduti anche su questa tecnica, che è la tecnica dell'agopuntura. Dunque, ho convinto 30 deputati ad avvicinarsi all'agopuntura, una cosa straordinaria. Berlusconi è tra questi? No, non lo so, dico, non ho parlato con Berlusconi, però poi non so se... Ma con l'agopuntura, per esempio? Al punto tale da chiedere l'applicazione del protocollo terapeutico con l'agopuntura su se stesso. Ma con l'agopuntura si può dimagrire? Anche. Ah, sì? Una cosa eccezionale. Anche, l'agopuntura è una tecnica... veramente miracolosa, in alcuni casi riesce a fare e a risolvere dei problemi che con la medicina tradizionale molte volte non si riescono a risolvere, problematiche che affliggono. Dunque anche la dieta che fa Berlusconi potrebbe comprendere l'agopuntura, non è sbagliata. Potrebbe comprendere l'agopuntura, comprendere l'agopuntura, perché l'agopuntura si utilizza. Sì. Si utilizza nei protocolli insieme alla terapia alimentare per ottenere il massimo dei risultati e far sì che poi i chili che si perdono non vengano ripresi immediatamente e si dimagrisce in modo tale che in giusto equilibrio con i chili che si perdono. Hai capito Parenzo? No, ma questa è molto interessante. La cosa che vorrei però capire adesso, a noi ce lo può dire Scilipoti, cioè Berlusconi sta adesso, grazie ai suoi consigli, sta utilizzando l'agopuntura per dimagrire. Ce lo può dire? Non ho detto questo. Ho detto che ho parlato di agopuntura con Berlusconi. Quello lo sapevamo. Ho visto che mi ha ascoltato e da parte sua c'è stata, dopo di avermi ascoltato, si è documentato e ha detto, quando ci siamo fatti qualche chiacchierata, che l'agopuntura potrebbe essere, a suo giudizio, da quello che lui ha letto, da quello che sa, potrebbe essere utilizzata ad integrazione con i protocolli classici allopatici. Questa, poi se la utilizzano o la utilizzano, non lo so. Pensa a te, povero Berlusconi, che perché? Perché è passato dalla costruzione. L'agopuntura potrebbe essere applicata dalle conoscenze, dico, da quello che ha sentito. Ma no, ma dico, perché è un grande uomo, un imprenditore. Soltanto da...
chiedo scusa, dico dai consigli, non sono stati dai consigli di altri colleghi, che l'acupuntura potrebbe essere integrata ai protocolli tradizionali di medicina allopatica e dare qualche risultato in più nell'interesse dell'essere umano e del migliorare la qualità di vita dei pazienti. Volevo mostrare solo solidarietà per Silvio Berlusconi, che è un uomo che ha costruito grandi aziende, un uomo di successo che nel bene o nel male ha governato questo paese per 20 anni e che adesso è costretto, come dire, a subirsi sta roba dell'olismo. Comunque va bene, cioè, un grande uomo anche per questo. È un'altra cosa, stiamo parlando di Ma ho detto solidarietà a Berlusconi perché un po' tutto. Stavamo parlando di acupuntura. Va bene, allora, un'altro questione. Scusa, comunque, onorevole. E poi non capisco perché quando si parla di olismo è come se ci fosse qualcosa, come se parlassimo di argomenti non reali, di argomenti un po' strani. Olismo è stregoneschi, diciamo, no? È un paradigma diverso che a mio giudizio sarebbe opportuno, ed è arrivato il momento di integrarlo al mondo e al paradigma che noi conosciamo, in modo particolare nella medicina, che è il paradigma cartesiano e meccanicistico. Ecco, integrando il paradigma olistico alla medicina, al paradigma meccanicistico e cartesiano, potremmo dare sicuramente un poco di benessere in più all'essere umano, e questo dovrebbe essere utile. L'importante è, molte volte, dico per ognuno di noi, ascoltare gli altri, documentarsi e cercare di capire se effettivamente stanno dicendo delle cose che corrispondono alla realtà oppure no. Avere dei pregiudizi e partire con dei pregiudizi è sbagliato. La riflessione che abbiamo fatto ultimamente con uno dei suoi colleghi giornalisti, lo dico a Parenzo, che parlava e si riempivano la bocca, il nuovo di sinistra, che parlava dicendo che per migliorare tutto forse si dovrebbero ridurre i parlamentari, invece questo Scilipoti gli proponeva di non ridurli i parlamentari e di lasciarli, ma pagare i parlamentari in base alla produttività, e questo l'ha lasciato un po' perplesso. Scusate, ma Scilipoti, lei non li vuole ridurre i parlamentari? Siccome questo lei non li vuole ridurre i parlamentari, scusi. Ascolti, ora le rispondo alla domanda. Siccome questo giornalista è l'espressione di una politica che ormai è superata, non riusciva a capirmi e non riesce a capirmi. Per rispondere alla sua domanda, non è un problema di ridurre i parlamentari, è un problema di pagare i parlamentari per la produttività effettiva. Ma è difficile valutare la produttività, è difficile. Ci sono le presenze, basta. Oltre le presenze non si può andare. Uno presenta 700 disegni di legge, non significa che è produttivo. Uno può presentare anche 700 stupidaggini. Questo, dottor Cruciani, perché mi mette in bocca? No, ma per dire. Ma perché, dottor Cruciani, ti mette in bocca quello che non ha detto? Proposte di legge che si presentano, e in base anche a quelli che andranno in porto. Ah, quello non sì. Non solo quello queste, sì, ma anche l'attività di sindacato ispettivo, anche la presenza sul territorio, anche la presenza all'interno dell'aula, anche la presenza degli ordini del giorno, anche la presenza all'interno delle commissioni. Sì, però ci fermi un attimo. Produttività non significa soltanto presentare una proposta di legge o firmare una proposta però di legge. Però abbiamo un argomento ancora. Significa ho capito. Che ogni parlamentare deve lavorare per guadagnarsi lo stipendio. Allora non ha importanza se sono 630 o 315. L'importante è che uno percepisca in base a quello che riesce a dare nell'interesse della collettività del ruolo che esercita. Però, parla Scilipoti. Lo statista. Parla Scilipoti. No, parla Scilipoti, tu lo dovresti ascoltare perché ti farebbe bene sicuramente, e molte cose che dice Scilipoti dovresti capire, ascolta, che potrebbero essere utili, e non ha importanza Scilipoti. Se Scilipoti appartiene a un piccolo gruppo o a un grande gruppo, ha importanza per le cose che dice e perché le cose che ha fatto, a differenza dei tuoi parlamentari che scaldano la sedia da 30 anni all'interno del Parlamento. Questo Scilipoti in 2 anni Scili e mezzo ha fatto molto di più di 20 parlamentari amici tuoi. Scilipoti afferma un attimo che solo i quali sono da 30 non anni riesco a chiedere questa roba è arrivato qua il momento che abbandonino per andarsene a casa e cambiare lavoro e mestiere. Può anche darsi che questo Scilipoti di dia fastidio sia a te che a coloro i quali creano le condizioni di stabilità in quest'Italia, perché non hanno né il senso della patria né il senso dello Stato. Allora Scilipoti, però una sola cosa: perché lei parla al telefono col signor Sai e con la signora Cannizzaro, che sono due, insomma, lo sappiamo chi sono. Perché scusi, ci parla? Prego, non ho capito. Perché lei parla al telefono con il signor Sai e la signora Cannizzaro? Che vergogna. Perché parlo al telefono? Perché ci parla? Con quel fascista di Saia.
Perché parla? Perché io parlo con tutti, non ho pregiudizi nei confronti di nessuno. Ma lei, lei è un deputato. Credo che la cosa più importante in questo mondo è parlare con tutti. Ma lei è un deputato. Tutti. Come parlo con Parenzo, che sta dall'altra parte della barricata della Liga, e so perfettamente che rappresenta un mondo che per alcune cose è diverso nel mio modo di concepire. Parlo tranquillamente, non capisco perché non potrei parlare con altre persone che la pensano in modo diverso da Parenzo, e molte volte in modo diverso da come la penso io. Senta Parenzo, però ascolti. È un deputato della Repubblica che selezioni le sue amicizie anziché che frequentare quella gente. Non dica, allora intanto quando parla deve avere il senso. Dottor Cruciani, sì, mi ascolta per favore, dica a Parenzo quando parla, deve dare significato alle parole. Amicizia è una cosa, parlare al telefono è un'altra. Ma lei ha progetti politici. Conosce il significato. Ha progetti politici. Prima di utilizzare, scusi dottor Cruciani, ha progetti politici. Il significato delle parole, prima dovrebbe capire. Ho capito, ha progetti politici insieme a Saia o no? Io non ho più progetti politici, i miei progetti politici li ho messi. Ma perché parla con gente che ha quelle idee là del signor Saia? Questo vuole dire Parenzo. È una vergogna. Che vuole dire? Scusi, non riesco. Parenzo vuole dire che Saia è un fascista, è un uomo che odia gli omosessuali, odia i negri, odia gli ebrei, io è un fascista. Io sono uno, io odio no, gli omosessuali. No, Saia ha detto, Saia ha detto, Saia l'ha detto. Saia ha detto. Ma veda, ognuno si assume la responsabilità. Ma lei non ci dovrebbe parlare con personaggi del genere. Selezioni le sue amicizie. Ma lei ancora ritorna con le amicizie. Passare al telefono. Si vergogni, cartesiano. Si vergogni, cartesiano. Cartesiano. Sei un cartesiano. Sei cartesiano con Saia e con le amicizie, scusa. Sei un cartesiano, Ma che c'entra cartesiano? Olistico. Cartesiano e con le amicizie. Non c'entra niente. Non riesco a capire che cosa vuoi dire. Sei olistico pitagorico. Dobbiamo chiudere, grazie. Olistico, ma che c'entra cartesiano? Olistico pitagorico. Dobbiamo chiudere. Un discorso con una certa logicità. No, no, in questo caso Parenzo ha derapato nel nulla. Noi quando parliamo è per far capire. Ha ragione. Comunque, secondo me dovrebbe limitare le telefonate con Saia. Grazie. A lunedì. Ma io non faccio telefonate a nessuno, semmai ricevo qualche telefonata. E vabbè, comunque, insomma, chiuda il telefono.